lavoro. Ho quasi rimorso. Sto tutto ok. Con lo studio tutto ok, ma ho un rubinetto che non dà più acqua. Io sono un po' pratico, se posso aiutarti. Sei proprio tutto fare, ma vedo che sei molto impegnato e non ti vorrei disturbare. Con questo finisco oggi, potrei venire domani. Perfetto, ti aspetto domani, Andrea. Ciao. Di cui lascerò parlare a loro, anche introdurre il progetto. E la cosa singolare è che di questo film se ne parla tantissimo, se ne continua a parlare e addirittura, vediamo, ha approdato alla sala della Cineteca Nazionale, quindi possiamo dire che è una proiezione istituzionale. Decisamente diverso da tutti gli altri nel panorama italiano. Un film che Quentin Tarantino, dopo averlo visto in America, ha subito definito come uno dei migliori film italiani degli ultimi anni. Ma perché Paranoid è diventato un caso nel cinema indipendente underground italiano? Thank you.
la regista nonché attrice M. Deborah Farina conferisce uno spessore che spesso è basato su varie contraddizioni, perché la sua recitazione è basata sulla sensualità, in certi momenti addirittura diventa quasi una ninfa, in altri momenti diventa pura, in altri momenti ha una punta di civetteria. Comunque si tratta di uno dei personaggi femminili più multiformi che il cinema italiano ci ha offerto negli ultimi anni. La cosa più interessante che secondo noi ci hanno detto, e che in comune a tutti, anche i detrattori più acidi, è il fatto che il film è comunque persistente, nel senso che queste angosce non finiscono al 76esimo minuto, ma si protraggono per un periodo successivo. Questo vuol dire che ha un effetto che corrisponde a quello che un po' cercavamo. Quello che non succede nel momento della visione, succede nel momento della riflessione, nel senso che nel dopo comunque si scatenano e questi elementi, questi flash.